Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore e questo è oggi in borsa l'esclusivo format di Money.it realizzato in collaborazione con Unicredit. Partite positive, le borse europee hanno chiuso di poco sopra la parità, una seduta non particolarmente ricca di spunti di rilievo. A Milano il FuzziMib si è fermato a 22.259,39 punti, quindi di poco sotto il meno 0,1% rispetto al Dato precedente sul paniere delle blue chip spicca il più 2,54% di Atlantia, che il cui CDA ha emesso un comunicato per rilevare come l'offerta relativa alla partecipazione in autostrade per l'Italia. Quindi parliamo dell'88%. L'offerta avanzata dalla, dal consorzio formato da Cassa Depositi e Prestiti, Blackstone e Macri, è, è stata rilevata eh, inferiore all'attesa, e alle attese. Ed anche inferiore eh, rispetto a quanto, a quanto a range precedentemente indicato dallo stesso consorzio nelle precedenti comunicazioni. In qualunque caso, Atlanta si è detta disponibile a valutare un'eventuale offerta, questa volta vincolante, per la partecipazione detenuta in ASPI. Performance positive sono state registrate anche per Moncler più 1,15%, Ferrari più 1,07% e Leonardo più 0,98%. Tra le utilities segnaliamo il più 0,93% di A2A e il più 0,68% di Amplifon. Le performance peggiori troviamo per lo più prese di beneficio quindi meno 1,23% di Tenaris meno 1,22% di Pirelli meno 0,09% di CLH Industrial. Tra le performance si segnala anche il meno 0,14% non per la performance ma perché è stata registrata da Intesa San Paolo dopo la notizia che la statunitense JP Morgan ha ridotto la partecipazione aggregata dal 6,58% al 4,385% del capitale Sul completo segnaliamo il più 8,05% di Centrale del Latte Il più 7,14% di Cellular Line E il più 7,11% di TXT Le performance peggiori sono invece appannaggio di serie Industrial al meno 3,38% SESA al meno 3,21% E ACOTEL che ha fatto comunque registrare Meno 3,21%. Tra i bancari sul completo segneremo il meno 0,1% del Monte dei Paschi di Siena, dopo la comunicazione arrivata dalla Banca Centrale Europea relativa ai requisiti patrimoniali, quindi sono, che sono stati leggermente allentati, tenendo conto del processo di de-risking avviato dall'Istituto dall Senese. Il, sul mercato dei titoli di Stato, lo SPRAD ha fatto registrare un rialzo di 2 punti percentuali a 109 punti base nel giorno in cui il Ministero dell'Economia ha collocato bot semestrali per 6,5 miliardi di euro, facendo, aggiornando il nuovo minimo storico, il rendimento è sceso al meno 0,52%. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani, buona serata.